grandissimo applauso per le ragazze della PGS Auxilium, Laura Lodi, una delle, come possiamo definirle, Angelo, Claudio, come vogliamo definirla Laura Lodi? Una delle severissime istruttrici, no, una delle grandi. Dite quello che pensate di Laura Lodi oggi, qui al microfono alla telecamera. Beh, Laura Lodi è una istruttrice di ginnastica ritmica che ha portato due ginnasti alle Olimpiadi, ecco, e continua a alimentare la nazionale italiana con altre ginnaste. Più di così. L'applauso lo facciamo sincero, a parte che vorrei anche complimentarmi con l'Auxilium perché dopo aver portato in nazionale Francesca Cugur, dopo aver portato in nazionale Serena Finotti, che è qui tra l'altro quest'oggi a esibirsi con le ragazze della ritmica dell'Auxilium, buongiorno Serena, devo dire che so che c'è una chiamata azzurra assolutamente recente, cara Laura, ovvero quella Giulia Gualco che ieri sera si è esibita insieme a Sara Re sul palco di Stelle nello Sport. So che insomma avrà un bel po' di azzurro addosso. Laura, cosa ci godremo a questo punto? A questo punto faremo alcune esibizioni sia di ritmica che di danza, che è una parte molto importante dell'Auxilium, con le ginnaste delle varie discipline, sia classica che contemporanea che hip hop, e quindi alterneremo queste due discipline. E poi avremo anche una speciale esibizione dei nostri bimbi piccoli piccoli del basket, che hanno preparato una cosina per noi, un po' fuori dai loro schemi soliti. Cominciamo ora con la ritmica. La squadra titolare di Serie A dello scorso campionato si esibirà in un galà dove c'è un po' di tutto dentro, per far vedere che cos'è la ginnastica ritmica, e in questa esibizione è presente appunto Serena Finotti, già componente della squadra nazionale italiana. You change my hands.
Thank you.
Thank you.
Dicevi prima, io voglio dire una cosa, cioè noi siamo un'associazione sportiva e quindi sappiamo nelle varie discipline sportive dove fermarci, perché anche questo è importante, nel senso che salire troppo alcune volte poi dovresti cambiare gli orientamenti dell'associazione. Allora noi nel settore del basket, nel settore della pallavolo cerchiamo di fare bene, molto bene se possibile, le giovanili, cioè fino a 17-18 anni. E questo è il nostro ambito. Poi serie B, serie C, serie A di basket le lasciamo alle associazioni professionistiche. Fate quello che di solito è davvero faticoso fare, investire sui giovani, farli crescere. E come ha detto ieri sera Gianni Rivera, al Parà di Stelle dello Sport, una frase banale, semplice, se non che invece è assolutamente straordinaria. Tutti questi ragazzi fanno sport, non è detto che domani devono essere per forza campioni, ma sicuramente facendo sport e crescendo con lo sport domani saranno cittadini migliori, che avranno imparato a rispettare le regole, ad avere valori che soltanto lo sport sa trasmettere e che l'Auxilium per definizione e anche per derivazione salesiana sa portare avanti con grande impegno. E allora Laura, eccoci qua, abbiamo questi ragazzi pronti, schierati, non c'è il canestro, e allora? Allora non c'è il canestro, però quando hanno il pallone il canestro sono bambini che sono imbattuti nel campionato mini basket della federazione pallacanestro, sono campioni nazionali nella BGS della loro categoria e adesso ci presentano anche una coreografia, sanno fare proprio di tutto, sono bambini dal 99 al 2001 e la coreografia si chiama Space Jam. Yeah.
Bonafassio, Daniela Serra, Guaschi Annalisa e naturalmente Francesca Cugurna. E allora chiudiamo alla grande questa giornata, questa Oxygen Day all'interno della festa dello sport, del corpo antico, della notte magica dello sport, ricordandovi che proseguiremo poi ancora per tutta la sera dall'Atletica al Derby del Remo, alle sfide dei corsi fino alle grandi esibizioni del Taekwondo, del Judo, del Jiu-Jitsu sul palco, nel pensale del mandraccio. Laura, chiudiamo con la danza. Chiudiamo con una coreografia di Max Tamatteri, quindi un coreografo conosciuto a tutti i livelli, con il corso accademico di hip hop, classificato al terzo posto al concorso Variazioni con una coreografia da 10.
Un grandissimo applauso a tutte le persone.